introduco innanzitutto gli ospiti di oggi che stanno arrivando a Frottole. Ciao Carolina, bonjour. Ciao a tutti. Ciao Carolina. E adesso stiamo aspettando che arriverà anche Alice, Yolanda, la Brienzina. Praticamente di che parliamo? Di che stiamo a parlare? Però praticamente parliamo un attimo dell'argomento che tiene banco in questi giorni qua. E doveva essere, questo cito Open, ok? Doveva essere un collegamento, no, questi sono i dati sull'Inside, come si fa? Doveva essere un collegamento come tanti invece per la giornalista Greta Beccaglia, che abbiamo invitato, non so se riuscirà a raggiungerci, quei 2 minuti e 30 secondi si sono trasformati in una vergognosa umiliazione in diretta. Ieri pomeriggio, cioè l'altro ieri, 27 novembre, al termine della partita Empoli-Fiorentina, che è terminata su 2-1, la giornalista che si trovava fuori dalla curva sud dello stadio di Empoli per aspettare l'uscita dei tifosi è stata molestata in diretta televisiva. Beccaglia lavora alla trasmissione a tutto gol di Toscana TV. Un uomo infatti gli ha dato uno schiaffo sul fondo schiena, altri due le hanno urlato frasi sessiste. Hanno iniziato a urlarmi cose non carine. Adesso vi faccio vedere un attimo il video per chi non l'avesse visto. Manfredo, puoi condividere te, che sennò io non c'ho l'audio. Grande Manfredo. Vai. Ce lo vediamo un attimo. Ciao Giorgio, eccomi, stanno uscendo adesso tutti i tifosi della Fiorentina, volevo sapere un po' che clima c'è, soprattutto... Provaci, non sarà facile. Raga. Scusami, non puoi fare questo, mi dispiace. Dai, non te la prendere. Guarda la partita. Male, era male, molto male, perché ci fa cambiare. Allora. No, dopo ci sono anche le storie della ragazza, tra l'altro il video va anche avanti, in realtà noi non ci stava nel minuto, cioè, ci sono anche i video dopo nel multipost, Manfred, se vai avanti dove ci sono... Mi trovo a Empoli, abbiamo da poco terminato la diretta... Scusa un attimo Manfred, se metti pausa, queste ragazzi Empoli... sono le diciamo le storie invece di Greta, finito diciamo a mente ancora calda appena diciamo è capitato il fattaccio. Fiorentina è finita con una sconfitta della Fiorentina. Vi racconto brevemente cosa è successo. Io mi trovavo nel pre-partita, abbiamo fatto il collegamento con il cameraman, che è Leonardo, che è qua, che sto aspettando. Nel post-partita sono uscita dallo stadio per aspettare i tifosi, per capire... Manfred, non... L'atmosfera. Sono andata Manfred. A stadio per far vivere anche da voi, dalle... Manfred, sì? Oggi internet va un po' male, mi sa. No, sì. Sì. Manfred, si blocca tutto. Mi sentite? Sì, ti sentiamo, ma sei bloccato, sì, Manfred. Sì. C'è internet che va di merda. Purtroppo sono dei giorni così. Vabbè, ve lo condivido io e metto l'audio. Aspettate un attimo, allora, interrompi condivisione. Condividi Instagram con audio. Condividi e ci vediamo la seconda... Riparto. Diretta, ditemi se sentite ragazzi. La partita Empoli-Fiorentina sì. È finita con una sconfitta della Fiorentina. Vi racconto brevemente cosa è successo. Io mi trovavo nel pre-partita, abbiamo fatto il collegamento con il cameraman, che è Leonardo, che è qua, che sto aspettando. Nel post-partita sono uscita dallo stadio per aspettare i tifosi, per capire l'atmosfera. Sono andata vicino alla curva sud proprio per intervistarli, per far vivere anche da voi, dalle persone a casa, quello che stava succedendo. Purtroppo quando sono uscite hanno iniziato a urlarmi cose non carine, mentre io ero al lavoro, mentre ero in diretta, e uno si è anche permesso di tirarmi uno schiaffo sul culo. Ecco, questa è una cosa inaccettabile, soprattutto nel 2021, quando una ragazza come me si fa un mazzo così per diventare una giornalista e per arrivare al suo obiettivo, al suo sogno, e queste persone non esistono. Io conosco tanti tifosi della Fiorentina che mi hanno sempre rispettato. Io vi allego, mi trovo a Empoli e metterò qua nella storia il pezzettino del collegamento. Vabbè, dopo in realtà sono mischiate le storie, però avete capito il nesso. Allora, io direi minchia che noi è meglio se ci facciamo come ombre, perché siamo cresciuti in un contesto, prima ne parlavamo con Virginia, che tante volte sono peggi genitori, quindi con un'educazione che è, diciamo, fa i conti a oggi con internet, che questo è un classico salto del capretto, cioè quando una azione nel mondo reale viene, che nel mondo reale per anni, perché poi non ci stupiamo, per anni è stato così. Io ho fatto una carriera anche a livello comico prendendo in giro lo stereotipo, diciamo, dell'italiano che è scopriamo avanti indietro così, e però pian piano è diventata anche di uso comune, no? Secondo me noi
è meglio se ci facciamo un attimo invisibile. Ho invitato Carolina, poi adesso arriverà anche Yolanda, penso Marta Flower, Virginia, c'è cioè la Brianzina, raccontateci la Alice che l'avevo vista prima. Più che altro, prima di lasciare parola a loro ovviamente, volevo rispondere solo a un commento in chat che ho visto prima di scaldarmi troppo, che era tipo: voi che fate i moralisti, ma in discoteca una palpatina l'avete mai data, bla bla bla. No, se non c'è consenso, perché non ha senso fare una roba del genere, e se tu l'hai fatto sei un coglione. Chiunque l'abbia scritto. Sì, ma poi io, secondo me, cioè, il tentativo di oggi, raga, non è quello di puntare il dito chi è meglio, chi è peggio, ma come società, grazie a Dio, con internet stiamo migliorando, quindi secondo me la cosa migliore è, intanto è arrivata anche Iole, hola Iole, è quella di metterci qua con serenità, non siamo in un tribunale, ma cerchiamo di crescere assieme e imparare qualcosa, no? In modo da non ripetere gli errori. Se uno ha fatto un errore è normale, l'importante è migliorarsi. Non so, ragazze, di chi di voi vuole partire, Carolina, se esistono anche nella Formula 1, mi interessava sapere, non so, Virgi, che te hai lavorato nel mondo del calcio, Yolanda. Sì, ditemi voi, io sarò molto breve. Vai. Io l'ho vissuto nei campi da calcio quando arbitravo, e poi soprattutto per la mia età, quando arbitravo non era bellissimo sentirsi dire determinate cose, a volte tante nemmeno le capivo, perché ti parlo di più di 10 anni fa, erano anche tempi diversi dove una ragazza di 16 anni non faceva magari le esperienze che fanno le ragazze di 16 anni adesso, quindi tante cose che mi venivano dette a volte le chiedevo anche poi ai miei, che erano costretti a venire in tribuna. Perché, ripeto, più che altro erano i genitori che inveivano contro una ragazza che stava arbitrando, che poi, bene o male, con aiuto dei guardalinea, ripeto, dei figli che giocavano, uno per squadra, non era bello. Quindi poi, quando ho visto questa scena di Greta, veramente le do tutta la mia solidarietà da donna e da ragazza che più o meno prova anche lei a lavorare in questo ambiente totalmente maschile. E non è neanche facile, secondo me, poi Yolanda potrà dirmi sì, potrà annuire, che non è neanche facile poi lavorare in un settore così maschile, anche in ufficio dove sei circondata da soli uomini. E a volte ci sono queste battutine, e lo stesso giornalista che in studio ha detto non te la prendere, può essere anche una frase detta al momento, però è sbagliato dirsi non te la prendere e vai avanti, perché queste cose vanno denunciate. E lì per lì ho visto anche proprio Greta che non riusciva neanche a muoversi, perché quando ti dicono queste cose è un po' come toccarti, ferirti, e tu non riesci neanche a urlare o a difenderti. E questa è una cosa veramente brutta, che solo chi la prova può parlarne. Iole, Carolina. Allora, no, io ho ascoltato il religioso silenzio, Virginia, anche perché essendo entrata dopo, anzi vi chiedo scusa, ma come sapete i miei problemi di connessione mi fanno diventare ballerina da un posto all'altro. Oggi battezziamo una nuova location all'Accademia Fare Musica. Però, al di là delle battute, per rendere tutto anche in fondo un po' più leggero, in che senso? Che meno male che esistono ragazzi come voi che decidono di fare una diretta come questa, spieghiamolo, per far capire un po' anche agli ometti come ci si sente, perché per chi fa parte di un mondo maschile, per chi si ritrova spesso in mezzo a uomini, no? Diventa anche un po' la donna l'uomo stesso, cioè non ci dovrebbero più essere differenze di genere, però non ci prendiamo in giro, nonostante siamo nel 2021, ci sono ancora molti concetti, lavoro da maschio, lavoro da femmina, la femmina deve fare queste cose, il maschio deve fare altre, il che è sicuramente retrogrado, ma è figlio anche di una mentalità che ci portiamo avanti da millenni, quindi è difficile cambiarla, soprattutto nelle persone più grandi. Magari si può fare qualcosa per le nuove generazioni perché tutto questo cambi. Perché questa lunga premessa? Perché in realtà qua nessuno vuole fare la vittima o rendere Greta una vittima. Non ci sono vittime e carnefici, ci sono semplicemente dei modi di fare e dei modi di pensare sbagliati che vanno mutati. Violenza sicuramente, però dipende che accezione dai al termine violenza, anche qui, no? Perché io li conosco tutte le persone che sono dall'altra parte della tastiera, no? Che dicono: vabbè, ma che cosa sarà mai? Gli ha toccato il culo, parliamoci chiaro, perché molti lo pensano. Oppure
vabbè, che cosa sarà mai? Gli hanno detto di andare avanti, perché poi alla fine è quello che devi passare se vuoi fare un lavoro da uomo. Stai in mezzo a uomini, li provochi continuamente, vai in giro a fare le interviste con i pantaloni stretti, che cosa ti aspetti? Io ripeto, questi commenti ce li ho tutti nelle orecchie, li sento tutti i giorni. Quello che va cambiato è questo modo di pensare anche dello stesso giornalista che farà parte di una scuola di giornalismo vecchia che dice che la ragazza che fa l'inviata deve passare anche dietro a questo, perché comunque sono cose che si devono sopportare. Non sono cose che si devono sopportare, questo è il messaggio che deve passare. Non vittime, non cambiarci, ma cambiare modo di pensare. No, vai, perché poi figurati, il poverino... No, volevo intervenire su quello che hai detto tu. L'ho martellato su ste robe, perché mi ha detto, vuoi intervenire a una diretta di questo genere? Ho detto, guarda Andre, non ti conviene, perché io non ho filtri, ne ho passate talmente tante nella mia vita, che c'ho un'armatura che vi posso... Però Iole, guarda, secondo me, io poi non è che voglio parlare del mio libro, però io dico e sostengo, e l'ho anche scritto, che internet, per quanto possa essere considerato una merda, comunque eleva... la società, perché da quando c'è internet, per conoscenza, per stare su internet, di fatto dobbiamo leggere, ci dobbiamo interfacciare non solo con la nicchia di amichetti che trovavamo al bar, io di esempio della Rosta Nuova, qua a Reggio Emilia dove c'è anche te Carolina, ma in un mondo globalizzato fatto di altre culture dove tutti nel bene e nel male siamo uguali. No? E quindi questo ci porta, cioè ben venga secondo me, con tutto lo schifo che è internet, questo è uno dei grossi secondo me lati positivi, perché prima magari Iole, come dicevi te, in televisione sta roba qua la dovevi subire e non potevi, diciamo, lamentarti con nessuno su una roba del genere. Sì, Andrei, allora Iolanda, scusa, vai. No, mi volevo affacciare al tuo discorso e intervenire su quello che hai detto. Allora, innanzitutto io ieri, quando l'ho visto, diciamo, più o meno in diretta, diciamo, poche ore dopo che fosse caduto, me lo sono visto tutto. Adesso è sparita quasi tutta la registrazione, si trova sempre fino a quel punto. Allora, è vero, dico questo per il presentatore, a cui voglio, diciamo, non voglio partire prevenuto. È vero che all'inizio anch'io, quando ha detto sì continua, ho detto ma che cazzo dici continua, cioè, poi però siccome dopo ha fatto anche lui i discorsi che più o meno stiamo facendo noi, ha detto anche a volte questo è il classico che gli andavano dati due schiaffi che non li ha mai avuti da bambino, sì, eccetera eccetera, secondo me posso pensare che in quel momento l'ha fatto per tirarla un po' su a lei, che ovviamente sì, non c'è riuscito. Però Manfred, guarda, secondo me, scusami se ti interrompo, secondo me come approccio è sbagliato, diciamo, scegliere chi ha ragione e chi ha torto nel singolo caso. Cioè l'idea, almeno che ci avevo io in testa, è quella di... Mi ascolto, eh? Sì, no, bravo, però proprio di ascoltare prima che ne vengano fuori delle altre, perché poi sul momento, in freestyle, in diretta, e dopo analizzando la serie internet, siamo tutti dei fenomeni a dire io avrei fatto avanti e indietro. Quindi, ma poi non è l'obiettivo nostro dire chi aveva sbagliato dei due. Secondo l'obiettivo di oggi è cercare di capire nel mondo dello sport e con l'avvento di internet, che cazzo dobbiamo fare, soprattutto noi uomini, perché noi ragazzi siamo cresciuti comunque, che io vi faccio un esempio, mio nonno, che voi l'avete conosciuto nei video, che era veramente quello lì, cioè a mia nonna gli diceva quello che doveva andare a votare, cioè quindi noi non siamo il prodotto di una società con la quale siamo cresciuti, e adesso grazie a internet stiamo cambiando, però per 2000 anni la cultura è stata in questo senso qua. Intanto è arrivato anche Violet, ciao Violet. Andre, io ti do perfettamente ragione. Ciao, ciao Violet. Salve. Ciao Violet. Salve, ciao. Io sento la mia voce fastidiosissima. Io ti ho dato perfettamente ragione quando ci siamo sentiti in privato. Tant'è che internet può essere, per fortuna, anche una forma di insegnamento, chiamiamola così, no? Al giorno d'oggi. Anche perché, come dicevi tu, ci si può confrontare con più persone. Io continuo, c'è un po' di ritorno. Voi mi sentite bene? Mi sa che c'è il ritorno, Iolanda. C'è il ritorno? Io non... Stacco, in chat si sente. Io? Prova a staccare e riattaccare, io non lo sento. Raga, voi in chat sentite il ritorno? Chiedo. Io sento la voce doppia. Io sì, io lo sento. Scusate, può darsi che adesso... Se faccio così non c'è più il ritorno. Giusto? Vediamo.
Ah, 1, 2, 3, 4. Sì, no, adesso non c'è. No, e allora sono un coglione io, scusate. Ciao siamo Francesca. Abituati, siamo abituati. No, ma in chat non ciao, si sentiva. Francesca. Ciao Francesca, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao Andrea. Ciao. Salve. Allora, Franci e Violet che siete appena arrivate, vi faccio un recap. Diciamo... Sì. Stavamo parlando, okay. Aveva appena detto alla sua Virginia e Yolanda che adesso è uscita un attimo per poi rientrare, grazie intanto di aver accettato l'invito, e l'obiettivo di oggi, diciamo, di questa puntata non era tanto, come dicevo prima, dire chi ha ragione o sbagliato nel caso singolo di cronaca, ma partire da un aspetto di cronaca per vedere e curiosare insieme, capire anche noi maschietti dove sbagliamo, perché tante volte siamo noi, o per anni siamo stati noi a descrivere magari quello che voi provavate, mentre in realtà, come abbiamo fatto in altre puntate, è giusto che siate voi a dirci dove sbagliamo, perché il problema è questo, secondo me, quello che c'è stato per tempo, e capire se questo coinvolge anche altri sport oltre il giornalismo. Certo, sì. Beh, chiaro. Io vorrei dire questa cosa che è successa anche a me un po' di annetti fa, 2 anni fa. Mi è successa la stessa identica cosa mentre stavo alla Milano Games Week, e la cosa bella è che stavo anche in un gruppo di almeno una decina di persone, mentre sono lì, tutto ad un tratto passano un gruppo di ragazzi, uno di loro mi tocca il culo. Ovviamente il tempo di girarmi, visto che era tipo pienissimo, non ho visto la faccia del tizio, non so chi era, però la cosa che mi fa più schifo, come ben sapete io streamo su Twitch tutti i giorni, la cosa che mi fa più schifo è che questo ragazzo, diciamo, si è fatto buffone nella mia chat spammando e dicendo, ovviamente è stato bannato e tutto, spammando tutto, ma io ero lì con i miei amici, che bello, è stato bellissimo toccarti il culo, eccetera eccetera eccetera. Quindi è successo anche a me, e questa, diciamo, è stata la cosa un po' più grave che ho ricevuto ultimamente. Questo, vabbè, questo è proprio un rincoglionito, cioè quelli hanno fatto di tutto per trovarlo, invece questo è stato lui a dire che era stato, ovviamente con un profilo fake, immagino. Beh. No, poi c'è un commento che è un po' scomodo, Vio, ma visto che ci sei tu te lo faccio leggere, che dice: sì. Se Violet non dovesse usare il suo corpo per fare i numeri su Twitch non se la caverebbe nessuno, è un'arma a doppio taglio. Adesso preferisco che rispondi tu ma è così che pensi? Ma è questo il tema, ma secondo io, me, no? Ma cosa potrei rispondere a sto viscido, scusami? questi sono i classici commenti che noi ragazze dobbiamo subire su Twitch. Ovviamente io sono anche molto aggressiva tante volte, ma perché è giusto così, perché loro si meritano questo. E tantissime altre volte li banniamo direttamente perché comunque non meritano neanche la risposta. Perché questo è il classico ragazzo che se vede una ragazza in minigonna in mezzo alla strada, gli va a dire, capito? E dice, è normale che stai in minigonna, è normale che uno ti può toccare il culo, ti dice che sei una puttana. È una cosa giustissima. Lui è il classico ragazzo, questo qui, con questo commento qua. È il classico ragazzo, è il classico coglione. Capito? Chiaro, no, per fare un parallelismo, ragazzi, c'è un po' di medioevo in questo commento, eh? Ma no, ma è che tante volte poi uno confonde lì, diciamo, quello che uno fa con intrattenimento, cioè, come se, ragazzi, cioè, non dovete pensare che se uno fa una cosa per intrattenimento e di contenuto, questo vi autorizza a pensare che fuori da quella sede lì, cioè è il contesto, raga, che bisogna anche, secondo me, imparare a giudicare. Ma Andrew, poi per io... provare a far capire come ci si sentono le ragazze, no, nel crescere, io oramai, insomma, sono grandicella. No, ma scusami, scusami un secondo, Iole, se uno diceva, Budello, quello lì che ha fatto il commento, dice che quello che pensa la maggior parte delle persone, non, anche qua, cioè, non è un attacco a e uno. Quindi... è quello per prendere, diciamo, cioè per approfondire insieme, raga, cioè non siamo veramente, certo, in un tribunale, cioè usciamo da sta cosa qua, per favore. E io per questo ti stavo dicendo, uno si dovrebbe mettere nei panni della ragazza, perché io sono la 14enne che camminava in mezzo alla strada e tornava a casa da scuola e non c'era una macchina che non si fermasse a dire a Bona, a quello, a quell'altro, che cosa ti farei, cose anche molto pesanti, 14 anni.
sono quella che ha avuto tantissime mani addosso e ha dato tantissimi calci nel culo. Sono quella cacciata da uno studio televisivo con l'ordine dei giornalisti, e ti ho mandato i messaggi, Andrea, quindi se volessi potrei parlare, che se ne è lavato le mani, cacciata da uno studio da un collega perché sentimentalmente coinvolta, perché essendo donna non potevo fare il mio mestiere perché ero fidanzata con un'altra persona. Potrei enunciare veramente una serie di cose, ma non solo l'ordine dei giornalisti, è anche la giustizia ordinaria se ne è lavato le mani. Io sono andata a parlare anche con il giudice, con il mio avvocato, che parlava di fatti che non sussistevano. E io, Andre, ti ho girato i video, sì, ti ho raccontato gli aneddoti dove sono stata insultata, sono stata chiamata mignotta, mi è stato detto che lavoravo perché facevo la mignotta, quotidianamente vengo insultata sui social perché metto dei tacchi alti o perché ho una scollatura e quindi per questo non posso essere una persona competente o una persona che parla di calcio, perché sfrutto la mia immagine per farlo, perché purtroppo non ho contenuti ma ho sull'estetica, oppure se ho questa estetica è giusto che mi insultino sui social, perché devo capire che quella è un'arma dopo taglio. Quante volte viene utilizzata questa parola? Oppure devo capire che quello è lo scotto da pagare. Ma non esiste uno scotto da pagare, cioè è questa la mentalità che va cambiata. Se provate per una volta, una sola volta, voi che la pensate in questo modo, ve lo chiedo per favore, a mettervi nei panni delle persone che insultate, perché quelli sono insulti. Quando tu dici che cosa ti farei in maniera volgare, non è un complimento tipo che bel visino che hai, cioè non so se vi entra nella testa. Quando voi insultate il percorso di una persona solamente per la sua estetica, non è un complimento. Io vorrei veramente che per una volta vi metteste nei panni di quella ragazzina di 14 anni che cammina in mezzo alla strada e che voi urlate che cazzo ti farei. Per una volta mettetevi nei suoi panni e pensate come sta crescendo e con quale rapporto sta crescendo con gli uomini. Io ho avuto anche le mani addosso, quindi adesso che sono adulta e sono forte ho la forza di raccontare queste cose. Prima non ce l'avevo, prima non esisteva un numero di telefono a cui potevi telefonare. Se telefonavi, come ho fatto io, ti dicevano sei lontana da quella persona, benissimo, fai così, non la denunciare perché altrimenti poi ti metti in pericolo. Oggi si dice denuncia quando qualcuno ti mette una mano addosso. Questa è la mentalità da cambiare e io spero che anche solo con questa diretta, se cambiamo la mentalità di una sola persona che ci sta ascoltando, per leggere anche le fragilità di donne che magari ti rispondono come fa Violet, ma vaffanculo, ma te lo risponde perché dentro ha una rabbia e una delusione nei confronti di alcune persone che la portano ad avere questo tipo di atteggiamento. Scusate se sono stata lunga, ora mi taccio. No, figura. Franci e Violet, esatto. Non so chi di voi due voleva continuare. Sì, guarda, intervengo anch'io, sto salutando ovviamente tutti come prima cosa. Ovviamente questa storia di Greta si è aggiunta a un milione di storie che sentiamo ogni giorno e che purtroppo non vedono un vero passo in avanti. Come raccontavano tutte le presenti, è una cosa che bene o male purtroppo è successa a tutte, a noi che facciamo questo mestiere, che quindi siamo circondate insomma la maggior parte delle volte da uomini perché il calcio è l'emblema insomma della loro fede e quindi ci porta spesso a condividere gli spazi con loro, ci ha esposte molto di più, quindi la situazione di Greta vissuta così in mezzo ai tifosi l'abbiamo purtroppo io stessa passata e io stessa come lei in quel momento sbagliando in quel momento mi sono preoccupata principalmente di restare professionale e di portare il lavoro a casa. A me capitò davanti allo Stadio Olimpico, era un pre-derby, io stavo raccogliendo le osservazioni sulla formazione, insomma su quello che poteva essere il risultato, avevo 27 anni, la prima volta quella che insomma mi ha toccato di più perché ero in diretta e mi arrivò questa pacca sul sedere e io distinto ho dato uno spintone. E poi però ho continuato a fare quello che stavo facendo, anziché fermarmi magari a inseguirlo e andargli a dire qualcosa o fargli capire quello che non andava bene. Di questa storia di Greta, la cosa che non mi è piaciuta più di tanto, sinceramente, è la ghigliottina che è stata messa in piazza per il conduttore. Perché dico questo? Perché è vero che il conduttore, e lo dico insomma da donna,
Anche questa cosa mi è stata fatta notare, cioè, ma come tu non consideri questo fatto? Certo che lo considero, e proprio perché lo considero, forse lo considero ancora di più di tutti quelli che hanno voluto commentare la situazione, perché è facile in queste situazioni andare a, per meritocrazia, puntare il dito, no? E comunque dire, essere lì a giudicare per quella che è la convenienza del momento. Il conduttore ha sbagliato, e questo è chiaro, perché se ne è uscito con una frase infelice, dicendole non ci pensare, e magari in quel modo voleva anche cercare di sdrammatizzare, di non farla preoccupare. Poi però dopo l'ha condannato il fatto. Quindi se noi abbiamo passato la giornata di ieri interamente a condannare questo tipo, anziché prenderne il buono della di quello che ha fatto e fargli capire dove è mancato, perché dico questo? Perché per cambiare davvero le cose non dobbiamo essere solo noi donne a denunciare, a dire questo mi sembra il minimo, ma anche gli uomini. Cioè chi sta intorno, chi vede queste cose da uomo deve reagire. La violenza è di genere, la violenza è di genere, però quella sulle donne non ha limiti. Per cui se l'uomo quando vede una situazione del genere, con un uomo che si sputa sulla mano e va a dare una pacca alla tipa che sta lavorando e non dice nulla, e ci sono 100 persone che passano, c'è un problema culturale. E se ce la dobbiamo prendere con il conduttore che ha esordito in maniera infelice e poi ha recuperato solo 2 minuti dopo, io me lo tengo il buono del conduttore, però se devo condannare lui, allora condanno anche l'operatore che era lì e ha continuato a riprendere senza fare il minimo cenno su nulla, tutti gli uomini che passavano intorno. Quindi non è che ce n'è solo uno, dobbiamo andare a inquisire uno e quello, e allora è marcio per forza. Questa cosa non mi è piaciuta, perché l'attenzione, anziché andare su quel gesto e su quel cretino, è stata spostata tutta la giornata di ieri sul conduttore. Oggi è uscita la notizia. Questo è vero. Che è stato identificato. Avete ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Ma ne avete sentito parlare? Non quanto. No, Cesca, però ti posso dire una cosa. Era la cosa più importante di tutte, parlare di questo. Ce l'abbiamo, Andre, se vuoi. Ma io volevo cosa, sapere. Tu hai ragione. Volevo dire solo una cosa, però, attenzione. Le tue parole sono giustissime, però a questo punto come ci si comporta? Nella vita si può sbagliare, soprattutto al momento, no? C'è la diretta, non sai che cosa dire, magari dici la frase sbagliata. C'è una parola bellissima che si chiama scusa. Come l'Ordine dei giornalisti della Toscana è intervenuto per dire vi mostro la massima solidarietà, andava dal collega e diceva possiamo allegare anche una tua dichiarazione dove spieghi che cosa è successo al momento e dove chiedi scusa per essere andato avanti. Non ci vuole niente, nessuno vuole condannarlo, non è mica un tribunale. Nella vita ma questo ci sta, ma si deve chiedere scusa, cosa che non avviene mai. Ma certo, Yolanda, ma allora devi chiedere scusa, ti ho detto, devi chiedere scusa anche l'operatore, tutti devono chiedere scusa, siamo d'accordo. Ma se pone l'ordine si deve esporre anche il collega. Per il vero cambiamento, dall'esterno, mi dite a cosa serve fare un processo a questo conduttore che comunque di base marcia non ce l'ha, è soltanto stato purtroppo sbagliando, perché tutti noi potevamo sbagliare, anche io quando avevo 27 anni ho sbagliato perché non mi sono fermato, ho continuato perché pensavo più a dover fare bene il mio lavoro anziché a difendere me stessa. Oggi non lo farei, oggi mi fermerei davanti alla telecamera, darei un calcio a sedere al tipo, gliene direi 4 col microfono in mano perché e andrei avanti cresciuta. Magari dopo. Certo, però a 27 anni avrei potuto anch'io, no, fare qualcosa in più, non l'ho fatto perché ho pensato a quell'altra cosa, quindi anch'io ho sbagliato. Ma per questo dico nulla è azione del momento, ma ci sono delle conseguenze, quindi il conduttore ha sbagliato, non c'è dubbio, perché se ne è uscito proprio, non ha gestito bene la situazione, ma spesso succede anche ai migliori di non saper gestire una cosa di cui non siamo preparati. Quindi perché io lo devo il fatto condannare? Che è andato avanti io senza nessun buono. Problema è lì che è greve, ragazzi. Però ragazze, posso io non, a parte che vedo Carolina che voleva dire qualcosa, però al di là del fatto singolo, c'è cioè il tentativo di oggi era proprio quella di appunto non, secondo me Franci, internet è sempre così, è sempre un tribunale dove alla fine bisogna trovare un colpevole, non è che siamo, cioè non, sì, non... ma forse è quello giusto, Andrea, ma va benissimo, ma sì, ma però ma perché allora oggi non se ne parla di quel, cioè io oggi ho la notizia più importante, cioè che hanno identificato il tipo e anche ancora peggio, cioè l'amico che ha chiesto di ritirare la denuncia.
Quindi potrebbe succedere che alla fine tutta questa cosa porta Greta a dire boh, vabbè, dai, lo perdono e ritiro la denuncia. Quindi alla fine non c'è qualcosa di sì, capisci qual è la notizia più ma importante? Perché l'opinione comune è ritira la denuncia che è meglio, perché ripeto, successe la stessa cosa. No, ma non la stessa, sto cercando perché poi di mettere il peso dove sono finita andare, in ospedale, quindi figuriamoci. Ma cioè, il nostro tentativo, giro la palla a Carolina per sapere se anche negli altri sport capita una roba del genere, non è tanto quello di, diciamo, provare a puntare il dito, ma di tirarci fuori una morale e provare noi con chi ci segue a fare un passo in avanti in modo da prendere coscienza di un punto di vista, perché siamo cresciuti in un contesto, raga, che è totalmente diverso. Cioè fino al 1980 c'era il come si dice, potevi il diritto d'onore, il delitto d'onore era concesso. Cioè noi siamo veramente dei trogloditi come nazione sotto quell'aspetto lì. Andrea, se vogliamo dirla ancora, anche il fischio per strada negli anni '80 era anche un apprezzamento. Le sì, donne no, si non tocchiamo questo argomento. No, ma ti dirò qua di più, Franci. Io finché non è uscita la polemica, neanche. Ragazzi, io quello che ho detto anche ieri è che veramente a me non interessa andare dove va il vento. Cioè, io sono donna, se mi fischiano per strada, ve lo dico sinceramente, una volta può farmi arrabbiare se vicino al fischio c'è la battuta da cafone e l'insulto. Se c'è il fischio e il sorriso, a me non mi sento violata di qualcosa. Perché? Perché fa parte di un modo, di uno che non sa come fate il complimento e ti fischia, poverino. Ognuno ha il suo metodo, fin quando resta quello. Cioè io non voglio stare certo lì a condannare per forza ogni singolo gesto. È anche vero che siamo arrivati a una tale situazione assurda che dobbiamo esasperare per forza ogni singolo gesto, altrimenti non si va avanti. La cultura non cambia, e però per cambiare deve essere il lavoro fatto da voi uomini, perché noi possiamo solo dire allora è successo questo e questo, che è la base, ma dopo per il passo in avanti deve stare tra di voi, cioè tra chi l'operatore che sta lì e vede queste cose, leva la camera, vai in mano davanti a quello e tiragli un ceffone, finisce a botte. E questo però è una cosa che, cioè, è una cosa che mi fa capire che anche gli uomini non vogliono più vedere questa roba. Questo è quello che ci può dar veramente una mano, perché se non ci aiutiamo in questo modo, dove pensi che basta il baffo rosso degli uomini nelle trasmissioni? Pensi che basti questo? No, tra l'altro secondo me Carolina, no, tra l'altro ti passo la palla chiedendoti anche, Carolina, se è giusto continuare tra l'altro in questa battaglia, proprio per quello che diceva Francesca, parlando di violenza sulle donne e non iniziare a parlare di uomini violenti, perché secondo me è questo il punto. Perché c'è, per tante persone che io conosco, darsi uno sputo alla mano e dare una patacca sul culo a una donna, cioè noi non siamo quella roba lì, cioè proprio mi sembra follia. Ti dà anche più fastidio, Andrea, se io ti parlo di uomo violento non ti dà più fastidio rispetto ma a certo ma sarebbe come se diciamo non toccate i bambini e non parliamo di pedofili. Se secondo me proprio a livello etimologico, tra l'altro l'ho sentito penso in un monologo di satira, è proprio sbagliato dire no alla, come se fosse concessa, tipo degli no agli animali abbandonati, invece bisogna dire no agli uomini violenti. Secondo me questo è l'esercizio che dobbiamo fare. Questa è un'osservazione molto molto bella, e veramente bisognerebbe perché oltre alla frase no alla violenza, aggiungici gli uomini violenti, cioè essere etichettati così ti fa rabbia. E allora magari tu vuoi far capire che non ci stai in mezzo e dimostri di non essere, di incazzarti se succede, cioè questa è un'altra storia, perché altrimenti il cambiamento veramente non ci sarà. Ci saranno tante situazioni come queste dove ci parliamo e ci confrontiamo, ben venga, ma passi in avanti no. Purtroppo lo dico con rammarico, ma è la verità, perché quante volte si è parlato di questo? Quante volte abbiamo visto fare? Tante, tantissime. Ora perché è capitato in diretta. Sì. Fateglielo dire a Carolina, sennò ci lascia senza. Carolina. No, sì, parlo velocissima perché dopo tra pochi minuti devo andare. Allora, io mi presento, vengo dal mondo della Formula 1, quindi dei motori, ed è completamente un mondo maschile. Non vorrei dire maschilista, però maschile sì. Cose di questo tipo così pesanti non mi sono mai capitate, anche se ho fatto, insomma, sono andata a diversi eventi, a Formula 1 dal vivo, non mi sono mai capitate. Forse mi verrebbe da dire perché comunque il mondo dei motori è un mondo molto maschile, ma ci sono tante donne, non solo che fanno questo lavoro, tante donne che corrono, quindi è un uomo, tra virgolette, non vorrei dire così, però un uomo diverso dall'uomo che va a vedere le partite di calcio. Però a prescindere dallo sport, che c'entra poco, la cosa che preoccupa me, io ho 23 anni e sono seguita da ragazzi, alcuni molto più piccoli di me, e devo dire che diversi ragazzi giovani
stanno crescendo con la giusta mentalità. La mia preoccupazione più grande sono questi uomini di 35-40 anni che hanno delle famiglie e sono i genitori o diventeranno i futuri genitori. Sarà il loro obbligo, secondo me, dare un giusto imprinting al figlio. Perché dico questo? Perché noi siamo per buona parte il risultato di quello che i nostri genitori ci hanno dato. Poi la responsabilità non è tutta dei nostri genitori, ma arriva ad una certa età dove l'esperienza te la fai tu sulla tua pelle e esce fuori la tua personalità. Però, secondo me, per le future generazioni, quindi parlo per la me futura madre o eccetera, dobbiamo fare noi la differenza. E sì, c'è anche da dire un'altra cosa, purtroppo si parla tanto di violenza sulle donne, giornata sulla violenza delle donne, ma in Italia si fa molto poco, cioè a livello burocratico. Io so di persone che hanno subito stalking e sono state completamente non calcolate da chi di dovere. Quindi prima di fare delle gran propagande, eccetera, così per farci un attimo l'immagine, cerchiamo di andare a sradicare il problema anche come paese Italia a livello culturale. Se qualche donna ha davvero bisogno di una mano, deve essere aiutata. Non bisogna aspettare che questo ti mette le mani addosso per procedere, per fare. No, è proprio sbagliato, secondo me, il fondo. Però sì, nel mio mondo non mi è mai capitato, devo dire la verità. Io, scusate ragazzi, premesso che la cosa più assurda, poi mi rifaccio a quello che hai detto Carolina, è che poi i giocatori scendevano in campo col segno rosso. Proprio, cioè, questa era proprio la chicca della nostra nazione. Ma io cioè, ma però questo per dire che siamo una nazione fatta di apparenze e non di contenuti. Sì, perché sì, era facile, è bello proprio... no? Fare il post, mettersi il segno rosso sul viso, però poi dopo quando c'è da intervenire si chiama moralizzazione di convenienza, tutto qua. Cioè noi moralizziamo dove conviene farlo, poi dopo tacciamo per mesi e settimane. In realtà io lo so quando è sul momento la cresta dell'onda, tutti a moralizzare, magari anche male, perché come ho detto hanno commentato tutti i 2 secondi del video, neanche il 10% delle persone sono andate a vedere l'integralità dei 2 minuti, neanche il 10%. Io so che sembriamo molto, molto arrabbiate, però c'è anche da capire veramente qual è il percorso che una persona fa e le cose che uno deve subire. Però riprendendo le parole di Carolina, che sono state molto interessanti anche dal punto di vista educazionale, è giusto dire una cosa, che per tanti uomini, perché questo non è un processo, e magari chi ci ascolta può sentirsi preso in causa come per dire ma io non sono così, oppure perché dicono questo, faccio di nuovo riferimento a quello che successe sul palco. Io posso dire che in quel caso non c'è stata indifferenza, c'è stato un uomo meraviglioso che è Raulo, che è un cantante, che tutt'oggi è un cantante bravissimo, mi ha abbracciata e mi ha detto non risalire su quel palco, stai facendo bene, io sono con te. C'è stato un vecchino, perché avrà avuto 70 anni, che dal pubblico, io lo dico sorridendo, anche se anche quel tipo di violenza è sbagliata, stava salendo sul palco per menare il conduttore dicendo può essere mia figlia, come ti permetti? Cioè ci fu un attimo di panico completo, proprio perché c'erano delle persone, degli uomini che a modo loro, magari anche nella modalità sbagliata, volevano intervenire per difendermi. Lo dico perché ci sono molte di noi che magari in tanti momenti di difficoltà hanno avuto altri uomini vicino che l'hanno saputo aiutare, quando sono finita in ospedale perché sono stata malmenata dal mio fidanzato di allora, quando mi sono successe delle cose brutte, ho avuto mio padre che mi ha messo una mano sulla spalla e mi ha detto non ti preoccupare, sii quello che vuoi essere, sii quello che vuoi diventare, non ascoltare nemmeno tua madre, perché mia madre magari mi dice ma che cavolo te lo fa fare, ma perché non stai un pochino tranquilla te? Quindi ci sono stati sempre comunque anche degli uomini che ti hanno fatto apprezzare il genere maschile e capire, ma certo, che c'è qualcosa per cambiare tutto questo. Però è giusto sembra un processo che le persone si sentono ma io non sono così, oppure perché dicono che tutti gli uomini sono così. Non ma infatti sono vorrei così. Specificare anche una cosa. Il commento del ragazzo di prima, ovviamente io parlo singolarmente da persona a persona, ci sono tantissimi altri ragazzi. Vai pure Carolina, scusami Violet, che so che dovevi avere un impegno. Amorevoli. Ciao Carolina. Ciao Carolina, grazie. Buon lavoro. Scusa Vio. Cioè io parlo sempre della singola persona, non sto parlando dell'uomo in generale, perché comunque io ho fatto l'esempio solo di quel ragazzo e ovviamente la rabbia che mi sale ogni volta che leggo certi commenti stupidi.
però ovviamente non parlo di tutti gli uomini, tutti i ragazzi che sono tutti uguali. Cioè, il mio discorso è a singola persona. Ovviamente chi mi fa del male, chi mi dà fastidio, è tutto. E infatti volevo anche parlare di uomini in generale, amici che mi sono stati vicino nei momenti brutti. Io ho raccontato questo fatto qui di 2 anni fa perché è quello più grave, però anche tra spinte in generale di persone, di ragazzi che conoscevo, anche ex fidanzati, robe così, è successo, però nulla di gravissimo. E i miei amici, mio padre, che è stato vicino, la mia famiglia, quindi in primis è stata la cosa che mi ha fatto più piacere. Quindi non è che uno, se parla in generale dei ragazzi, dell'uomo in generale, vuol dire perché tutti sono così. No, è una persona. Ma è per quello che io prima infatti dicevo quella di basta gli uomini violenti, perché secondo me è quello che va isolato, perché sarebbe come dire non andiamo... Adesso scusate il paragone magari triste, non andiamo più allo stadio perché ci sono degli scalmanati o gente che fa, e allora non ci va più nessuno. Cioè bisogna prendere quelle persone lì e isolarle, secondo me anche nella, passatemi il termine, campagna di socializzazione, muoversi contro quel tipo di cultura. Io condannarle anche, Andre. No, io poi avendo una figlia femmina lo vivo all'ennesima potenza, ragazzi, potete immaginare questa cosa qua, empatizzo un botto con tuo papà, io le prima quando sentivo, quindi basta uomini violenti, ma non solo violenza fisica ma anche quella psicologica, perché è sempre quella un po' più sottovalutata, ma anche quella è verbale, certo, super importante. Sì, sì. Assolutamente, Alfo, anche donne violente, chiaramente. Io lavorando da 6 anni nel calcio femminile, assieme a tante ragazze che comunque si sentono dire tante cose in vari ambiti, ormai ho, non dico perso le speranze, però quasi che penso che nel mondo del calcio veramente ci sia una strada veramente lunghissima per cercare di aprire le porte al mondo femminile in ogni ambito, quindi c'è tanta strada. Ma questo tu parli dell'Italia, però, perché ti garantisco che siamo nello stesso ramo. Io mi occupo di calcio femminile da quest'anno e comunque nel calcio, insomma, ci ho passato gli ultimi 7 anni della mia vita e ce l'ho anche dentro casa. Il discorso è che purtroppo è l'Italia a essere molto indietro, perché se andiamo a vedere quello che succede con il calcio femminile, anche solo in Francia, siamo vicinissimi, è tutta un'altra storia. Per cui il problema non è quanto stiamo indietro, è quanto l'Italia, quanto noi italiani siamo indietro rispetto a certi temi. Perché? Perché siamo molto, perché siamo, molto radicati. Secondo me, io scusami Fra se ti interrompo, ma perché siamo anche un pochino il CDA delle aziende importanti e di tutto il mondo, diciamo, un pochino del mainstream, è fatto, come diceva Carolina prima, anche da persone che hanno l'età di mio papà o anche più anni, che hanno una cultura tante volte... Certo. Diversa, no? Figlia di un retaggio culturale proprio. Come no? Mio padre è andato fino all'elementare, non è andato oltre. Mio padre, quindi se capisco bene quello che vuoi dire, assolutamente, che poi abbia fatto carriera e ci sia riuscito lo stesso, ma comunque a livello di educativo è rimasto alle elementari. Quello che ha imparato l'ha imparato da solo e per fortuna è uscito fuori un buon uomo, ma non sempre è così, perché quando poi ti fai da solo, o vai verso la strada buona o vai verso quella dove l'educazione ti è mancata. Francesca, vede, ma tu lo vedi anche a scuola. Certo, vedi anche a scuola. Io avevo una professoressa di filosofia, lo dico per far capire veramente come ci si deve sentire anche un padre, per questo Andre mi diceva io mi sento molto vicino. Io avevo una professoressa di filosofia che solo perché magari mi piaceva vestire bene o cose del genere, quando mio padre andava a parlare con Logui, diceva ma che parliamo a fare di sua figlia? Sì, vabbè, magari può fare la velina. Mio padre ci litigò a urlare nei corridoi, ma come si permette, le disse. Ma come cazzo si permette di dire una a cosa scuola di... questo, tra l'altro. Cioè, a scuola, al liceo. Ragazzi, è un mega argomento. Che anche le donne vanno orientate, anche le donne pensano.
Sì, cioè, tutto il mondo va rieducato, cioè, anche le donne, non è solo l'universo maschile, è anche l'universo femminile che spesso purtroppo... No, dice, no, infatti anche ma che cosa sarà? Le donne, è una pacca sul culo, ma che tragedia sta facendo? Sta guadagnando i follower, sta diventando famosa. Ecco, guarda, vi lascio con questa domanda qua, Iole, proprio, rispondete voi a questa domanda qua, perché addirittura c'è tanta gente che dice... ma tu alla fine c'hai... Mi ricordo anche con... io feci proprio un video prendendo in giro questo stereotipo sulla Leotta quando le hackerarono il telefono, no? Che si va sempre... Ma alla fine c'hai guadagnato in una roba del genere. Sì. Poi, se, vi lascio a voi la parola, ovviamente. Non voglio parlare troppo perché c'è Violet, c'è Virginia che non ho sentito, quindi voglio ascoltare prima loro, mi dispiace. Perché poi io sono... sono aggressiva. No, io ho parlato prima della mia esperienza nei campi e sì, ribadisco infatti con Mica e con la Francesca che purtroppo anche il calcio femminile in Italia, ribadisco, non sia allo stesso livello del calcio maschile, quindi è proprio secondo me il calcio, il macro mondo del calcio che mette in disparità uomo-donna. Poi si può parlare della calciatrice come della giornalista, ma è proprio quello, un ambiente molto maschilista ancora purtroppo. E poi questa questione dei follower la trovo un po' sciocca, però c'è chi dice appunto che l'hanno pensato, Virgil, sì, che l'hanno pensato e che diranno che adesso e non lo questa, dice magari che Greta, come il caso della Leotta, ne trarranno vantaggio e potranno diventare più famose. Ma più... scusate, ma questo purtroppo è il mondo social, ragazzi. Una domanda da fare, ma anche se fosse, no? Che si pensa sì, infatti, questo, cioè... a me non è che ci vedo la gravità, perché l'effettivo, il fatto effettivo c'è, cioè effettivamente ci ha guadagnato quella cosa, ma non è un guadagno di cui aveva bisogno fatto in questo modo, quindi no. E questo è un dato di fatto. È un dato di fatto. Diciamo che non è un guadagno, sicuramente. Non è un guadagno però, di andare fieri, nel senso, cioè... No, ma non è neanche l'andar fiero, no, cioè è vero, perché ci ha guadagnato, se vogliamo proprio essere tecnici. Ma non parlo di lei, parlo in generale. Quello che è successo tecnicamente, facendo una somma di numeri, così come fu per la Leotta, sicuramente, è un dato di fatto, però poi, e quindi, c'è la domanda vera, è, e quindi, sì, ci ha guadagnato, e quindi cosa cambia?